Gentili passeggeri, siete pregati di iscrivervi al canale gratis e di attivare la campanellina. No, non ho più nulla da dire sulla proprietà, ho già detto tanto, troppo forse. Video sul calcio, nessuna live sulla proprietà. Se ci sarà una live stasera, non lo so, sarà sempre questo l'argomento. No? Ho fatto un video stamattina perché era uscita... La notizia, vediamo se è una delle solite notizie e poi va a morire oppure se viene portata avanti. Vediamo se ha un seguito. No, questa bombetta che è uscita oggi mi, mi fa sorridere solamente gente che ha fatto 40 nomi e si è smentita 200 volte, ha fatto viaggi per notizie che parlano ancora della proprietà. Io che ho sempre solo detto una cosa sola, per ora non ne parlo, non c'è nulla da dire, non ci sono novità quando arrivano non lo sa nessuno lo sapranno in dieci persone al massimo possibile sapere quando arrivano è possibile anche capire cercare di capire cose che è impossibile da capire ormai lo sanno tutti e cambia la proprietà no? 21 maggio c'è il frontale 400 milioni circa da restituire lui non ce l'ha mi tocca ridire che, che, che devo fare devo ridire sempre le stesse cose no sono stancato, non ne parlo più. punto Se poi viene fuori un'altra notizia, la commenterò come ho fatto stamattina. Basta, cioè, io ragazzi, non mi... difficilmente ho tantissimi difetti, ma non mi smettisco mai. Non ti preoccupare. Allora, innanzitutto, ad Aslani va data una seconda chance, perché se no, quel ragazzo rischi di bruciarlo. Non è. Non lo puoi valutare in un marasma del genere, in una serata del genere, dove allora Bastoni dovrebbe fare panchina tutto l'anno. Se valutiamo anche Bastoni, vogliamo valutare Bastoni solo per quella partita? Aslani non è giudicabile per quello che è successo l'altra sera, per come vedo il calcio io. Aslani deve avere un'altra possibilità, è un ragazzo su cui l'Inter fortunatamente ha deciso di investire, di redere e quindi... Io, per me, guarda, se fosse stato per me, lo avrei riproposto titolare anche contro Napoli. Attenzione però, perché poi dopo crei le dipendenze. Ti ricordi, eravamo Brozovic dipendente, l'anno scorso manca Brozovic e perdi una migliaia di partiti, no? Quei mesi, quei due mesi di blackout totali, quindi bisogna stare attento cioè una squadra forte non deve mai dipendere da un giocatore almeno che tu non sia un, un CR7 giovane un Messi, un Holland ma una squadra anche forte con giocatori di personalità, con giocatori importanti non può dipendere mai da un giocatore solo. Tutti devono essere sostituibili o tutti bisogna provare a renderli sostituibili. È vero che questa squadra dipende tantissimo da Celanoglu. Celanoglu viene all'Inter da trequartista discontinuo molti di voi non lo volevano nemmeno la Cialanoglu bestemmiavano e all'Inter diventa un giocatore vero bisogna trovare da subito una soluzione allora come la trovi secondo me una soluzione alla Cialanoglu dipendenza? La trovi innanzitutto valutando Klassen Klassen ha giocato in tutti i ruoli del centrocampo grande calciatore, grande tecnica ha bisogno comunque di ambientarsi non parla la lingua e ti dirò di più Klassen ha giocato in tanti ruoli del centrocampo ma Play ha giocato pochissime volte forse è il ruolo dove ha giocato di meno quindi A, cercare di fare una valutazione di classe, poi B Sensi purtroppo non dà garanzie fisiche, è un calciatore che adoriamo tutti ma non dà, ma, ma non dà garanzie fisiche, quindi eh, qual è la soluzione? La soluzione è puntare su Aslani puntare su Aslani ma per come la vedo io, per come gioca Aslani, Aslani ha bisogno di qualcuno che gli copra le spalle. Ti faccio un esempio: Pizzarro alla Roma. Pizzarro alla Roma aveva Dakur e De Rossi. Quindi non è che devi sostituire Aslani e prendere uno al posto di Aslani. Semmai Devi, quando gioca Aslani, secondo me, visto la fase difensiva ottima che sa fare, deve giocare frattesi. Lo devi proteggere questo ragazzo a centrocampo perché ancora ha qualche pecca sulla fase difensiva ma per dargli modo di crescere, di non mettergli troppo pressione addosso, non è che devi comprare uno al posto di Aslano, devi prendere uno che a livello difensivo, a centrocampo, ti possa dare una grande mano. E l'Inter non ce l'ha, perché Barella purtroppo è, è un grandissimo giocatore, ma a livello tattico e, e, e di fase difensiva è sempre confuso. È un giocatore molto confuso, dice lui, io non voglio più di tanti dettami tattici, sono un cavallo libero, lo dice lui l'ultimo anno di Kagel. Italian è un giocatore comunque spremuto e gioca sempre, non gli puoi chiedere anche più di tanta fase difensiva poi lui deve pensare ad un'altra tipologia di gioco quindi è quello che devi fare devi puntuare su Aslani e quando gioca Aslani proteggerlo metterci sempre frattesi secondo me per come la vedo io dove è al posto di Hink? Non lo so, non sono io un allenatore dell'Inter non sono io che prendo 5 milioni all'anno ragazzi perché Aslani, secondo me, deve giocare in un centrocampo a tre per le caratteristiche che ha, ma ha bisogno di qualcuno che gli dia una mano a fase difensiva per poi poterlo farlo esprimere e rendere libero, soprattutto ora all'inizio. però è questo che deve fare l'Inter. Deve lavorare sulla dipendenza, da ciò perché la mancanza si è sentita Brucia, bruciacchiava un po' la palla al centrocampo. Poi ti ripeto: cosa vuoi valutare? Vogliamo parlare di Aronatovic che cammina? Chi vuoi valutare de, de, dell'altra sera? Chi vuoi valutare? Bastoni non sembrava nemmeno lui. Chi, chi poi, Il migliore in campo è stato Pavarre. Secondo me, è Turam. Vogliamo parlare ancora di Turam? È inutile parlarne. Ormai è indispensabile per questa squadra. Quindi deve essere l'allenatore a trovare una soluzione per quando non si infortuna. C'è una Non per quando si fa male, tocchiamoci le parti basse. Ma perché non può fare 50 partite in quel ruolo lì? Poi il, il play ti spreme al ruolo, cioè è un ruolo che ti spreme a livello mentale, non è solo un discorso di corsa, di fisicità, di contrasti, di doppia fase, in quel ruolo lì non puoi mai staccare la testa, perché se ti distrai, rischi di far prendere gol alla squadra. Quello è un ruolo dove non puoi mai staccare mentalmente, è un ruolo massacrante. Ed ogni tanto, anche se non hai un infortunio o un affaticamento, te, ti devi riposare. Se vuoi garantire determinate prestazioni a maggior ragione, l'Inter deve lavorare da subito. il Zaghi deve lavorare da subito per sopperire all'eventuale mancanza di Charlotte. Oh. Ci siamo capiti. Quindi, ragazzi, mi dispiace deludervi, ma live sulla proprietà per ora non ci sono. Ho, ho, ho commentato una cosa che hanno scritto stamattina che sta facendo molto rumore, ma non voglio cavalcare l'onda. Non, non ci voglio fare visuali iscritti. Tanto, io gli iscritti preferisco farli così. Parlando di calcio, di là. Quando ci sarà qualcosa, vi garantisco e poi vi accorgerete anche perché vi diremo. Anche perché se c'è qualche novità, non ti preoccupare, faremo una live e ve la diremo. Ad oggi non c'è nulla da dire, secondo me, bisogna solo ed esclusivamente aspettare. Perché questa può essere una notizia che muore lì, che va avanti. Io non mi meraviglierei addirittura cioè di, di vedere andare avanti questa proprietà per altri due, tre, quattro mesi quindi di cosa stiamo ragionando poi si ricomincia, ricominciano le aspettative quando arrivano, ma ancora sono arrivati dovrebbe arrivare fra una settimana, due, tre no 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 no, no. come fa Angelina Mando? che mi stressa! Io fa uguale per ora ho commentato quello che è comunque notizia rumorosa Vediamo quello che succede più avanti. Poi, magari tra 4-5 giorni, se c'è sempre sono altre notizie, altre cose. Io posso dire anche altre cose. Le vorrei dire altre cose, tipo Invescorp Corp. Secondo me, secondo me non c'entra assolutamente nulla. Ma te lo ridico te l'ho già detto mille volte. Quindi, cosa ti devo dire? Dove volevi andare, Onisci? Devi cambiare la proprietà. Ciao, Mite.